altre favole appunto con la memoria, anche perché il protagonista della storia è un partigiano che accompagna i ragazzi, no, nei campi, a visitare i campi di concentramento, in particolare la Dachau, proprio nella ricorrenza del giorno della memoria. Abbiamo invitato a chiacchierare su questo libro insieme a Maria Pia e Silvia Leonardo. Io credo che Silvia a Genova non abbia nessuna bisogno di presentazione, comunque giornalista, programmista RAI nel passato, sia televisione che radio, è stata presidente, anzi direttore di Leggendaria, a lavorare nella redazione, è stata relatrice di Noi Donne ed è stata anche presidente e allora socia della Società Italiana Letterale. E quindi chi meglio è può interrompere con Maria. Io vi saluto e vi do la parola. Grazie. Buonasera, dirò subito che mi è molto piaciuto il libro di Maria Pia perché ha un bellissimo ritmo e un ritmo molto forte tra il oggi e ieri. È difficile secondo me quando facciamo le operazioni della memoria non inabissarci. Il passato dell'Olocausto è una cosa talmente feroce e violenta che a volte si ha la sensazione di esserne assorbiti o assorbite. Nel libro di Maria Pia, Le farfalle di Eliseo, si racconta sostanzialmente la storia di un uomo, Stefano, che è, non è un ebreo, è una delle tante categorie perseguitata dai nazisti, se vogliamo la più però scontata, insomma un avversario politico, un partigiano, un nemico, nulla a che vedere con gli ebrei o i rom, gli omosessuali. Diciamo che è una figura, Stefano, segnata da questo tra oggi e ieri, è una figura segnata dal campo per sempre. Lo troviamo all'inizio del libro con la sua compagna in una mattinata di prima colazione. Lei lavora ancora, lui è in pensione, quindi è uno Stefano attuale, no? Potrebbe essere qua tra noi se non fosse che più passano gli anni e più i sopravvissuti ci lasciano. È un uomo segnato appunto che ha dei silenzi, che ha come delle resistenze alla felicità. Solo alla fine del libro capiremo quanti sensi di colpa nutre Stefano per il delitto di essere sopravvissuto a migliaia di suoi compagni. Chi ha letto Primo Levi, in particolare il suo meraviglioso I sommersi e i salvati, sa che il senso di colpa di tutti i sopravvissuti ai lager è stato fortissimo. La domanda perché proprio io, che spesso noi umani ci facciamo al contrario, ad esempio quando ci ammaliamo ci chiediamo ma perché capita? Come se la malattia non fosse invece un'esperienza del tutto comune a noi umani. Ecco, i sopravvissuti se la sono fatta al contrario, ma nel loro caso aveva più giustificazioni, perché veramente i sopravvissuti, come voi sapete, sono stati nell'ordine di meno del 10%, se sommiamo tutte le categorie.
avviato a soluzione finale più o meno esplicitamente. Quindi questa tematica del senso di colpa è, secondo me, molto forte, molto bella da affrontare. Maria Pia lo fa in qualche modo portandoci verso il finale, verso questo grumo di dolore che non suma ancora Stefano. Non vi racconto la trama perché ha quasi un andamento giallo. C'è un passato, vi dico solo due elementi che mi sembrano importanti. Quando è stato arrestato, Stefano si era innamorato di una giovanissima donna che era la figlia del contadino che ospitava questi giovani aspiranti partigiani. Lui era un ragazzo che era in una fase di transito tra l'essere un giovane chiamato alle armi dalla Repubblica Sociale e un giovane andato nei monti. Quindi in questa fase della sua vita stava in una casa di contadini. Questo contadino era in realtà un alleato dei partigiani che reclutava per loro dei giovani e li metteva la parola, se non è che li prendeva e li mandava su. Aveva una figlia di cui Stefano si era innamorato. Quel giorno dell'arresto è l'ultimo giorno in cui la vede e di questa donna non saprà mai più nulla. Sembra sparita nel niente. Le ricerche sono state molte e anche questa è una cosa comunemente accaduta, ci sono persone che hanno cercato il loro padre per anni. Tenete conto che in Europa, oltre ai caduti di guerra, oltre ai morti nei lager, nel 45 e 46 circa 15 milioni di persone si sono spostate, per esempio i tedeschi che erano in Polonia, spesso in colpevoli, non necessariamente fino a nazisti, tedeschi dei sudeti, scacciati dalle popolazioni, tutti gli ucraini che tentavano di scappare ai russi perché avevano collaborato. Insomma, c'era in giro per l'Europa, sono dati su cui ho riflettuto ultimamente perché ho pensato quanto ci è sembrato pazzesco in pubblica questa movimento di immigrati dal Nord Africa, dal Medio Oriente, no? Questo ultimo anno, e pensate, 15 milioni di persone viaggiavano disperate per l'Europa, un'Europa tra l'altro in macerie, e proprio leggendo di recente un libro di Peter Schneider dedicato a sua madre, tedeschissimo, mamma che scappa da Dresda, porta i suoi bambini a Monaco, terrorizzata dai russi che arrivano ovviamente da est e dagli americani, questa è tutta un'altra vicenda, dagli americani che arrivano da ovest, no? È una donna giovane ed è terrorizzata dalle possibili violenze dei due eserciti. Mi ha molto colpito, è una storia vera, sua madre è vera. Ma mi ha colpito un'altra cosa. Violenze sessuali, naturalmente, scusate in questo caso. Mi ha colpito che la Germania in macerie accoglie, riaccoglie 11 milioni di tedeschi che arrivano da tutte le zone occupate, ma anche per 200 anni, perché nella zona di Danzig i tedeschi non è che c'erano, perché ce li aveva messi, c'erano da svariati secoli. E mi ha colpito perché ho detto, ecco, quando la Merkel ha detto noi ce la dobbiamo fare, ce la faremo, ho pensato, ma la Merkel è figlia di tedeschi che hanno riaccolto 10 milioni di tedeschi in una Germania rasa al suolo, quindi dividevano già una patata in quattro e l'hanno divisa in otto. Lo leggevo in questo libro. Ho pensato a tutti questi episodi leggendo il tuo libro, perché c'è un'altra chiave nella scrittura, nello scritto di Maria Pia che mi ha colpito. Uno è quello del senso.
personaggio italiano che si chiede perché mi sono salvato io. E l'altro dato spiazzante è la figura di questo tedesco, perché appunto questo tedesco della Verma che poi scoprirete, insomma, cerca di aiutare alcuni prigionieri, ovviamente fatti dai suoi commilitoni, o peggio dall'SS, o peggio dalla Gestapo. Sapete che le forze che lavoravano, sapete che le SS lavoravano parallelamente all'esercito, l'esercito, la Verma faceva la guerra, le SS dovevano depurare il territorio dagli avversari politici, dagli ebrei e dagli zingari. Così ha funzionato anche nella avanzata in Russia. Questo ufficiale, questo giovane ufficiale, è un personaggio molto interessante che mi colpisce che tutto lo sia inventato, perché non è facile uscire da questi cliché che abbiamo tutti in testa dei tedeschi tutti cattivi. E io ti sono grata perché mi hai costretto appunto a uscire da uno stereotipo, ce li abbiamo tutti in testa, non sono così rassicuranti, insomma, anche un po' riposanti, uno rimane lì. È spiazzante, ecco, questo tedesco mi ha incuriosito, mi sono detto, ma come mai una signora italiana, più o meno della mia età, si mette a scrivere, proprio questo è più facile, una storia di deportati, vi anticipo che Maria Pia si è ispirata in parte a un suo caro amico morto purtroppo nel 2005, che era in effetti un deportato e con cui Maria Pia, che appunto ha lavorato nel comune di Abbiategrasso, ha fatto molti viaggi all'inglese in questo campo di concentramento. Quindi hai fatto quello che devono fare tutti i veri scrittori, cioè ti sei per fortuna basata su un personaggio vero. Noi, mi dicevi prima, ho scavato tanto dentro di lui, abbiamo parlato tanto in profondo, ma mi colpisce che, siccome poi in questa invece è pura finzione quella che tu ti sei inventata, che hai avuto voglia di inventarti un tedesco buono, no? Come per dirci che per fortuna la vita è sempre più complessa della visione manichea dei buoni e dei cattivi, no? Ci sono tanti, tanti colori in mezzo, tra il bianco e il nero. Io ne sono convinta, non c'è solo il grigio, tra il bianco e il nero ci sono proprio i colori, tutti i colori. A volte ce lo dimentichiamo per stanchezza, per disperazione nel senso di perdita della speranza, per cinismo. E mi ha colpito la tua vitalità, tutta la tua vita, dice che sei stata una donna partecipe, lavorata, ho voluto raccontare la fabbrica, il sindacato, sei stata appunto al consiglio comunale, hai voluto andare con i ragazzi di Abbiategrasso, ho curato un libro che ha appoggiato qua, ma non è anche proprio molto bello, perché il comune di Abbiategrasso ha fatto, mettendo insieme le testimonianze di alcune delle centinaia di ragazzi di Abbiategrasso che sono andati con casa, dei mesi nei campi. Quindi tutta la tua vita, dice, che hai cercato disperatamente tutta la tua vita, qualche la verità, le verità possibili, di scavare appunto oltre le persone, oltre i ruoli, no? Anche nel libro sulla fabbrica c'è un padrone interessante, la cui figura viene studiata. Ci dirai tu, spero, che cosa ti ha spinto a inventarti questa figura di questo tedesco che riscatta un po' la sua gente, no? Che almeno prova ad aiutare. Voglio dire una cosa che mi ha colpito. Ieri sulla stampa c'era un articolo lunghissimo sulle migliaia di italiani a proposito di stereotipi italiani. Per
hanno denunciato. Ti davano 5.000 lire se denunciavi il male, no? Tre volte, sì, che li denunciava, poi li lasciava liberi, poi li rivendeva, si faceva dare soldi per liberarli, poi li rivendeva. Ma ci sono anche tantissimi italiani che hanno denunciato per cura, per figlia di noi umani, perché ce l'avevamo quel vicino, perché non aspettavamo altro che di fargli un torto. Credo che noi una cosa anch'io molto positiva sui tedeschi, noi italiani abbiamo fatto nessun lavoro su questo, noi ci siamo nascosti dietro i partigiani, dietro la resistenza, dietro il fatto che poi la metà abbiamo abbandonato i tedeschi, abbiamo usato questi giovani e giovani uomini e donne coraggiosi che sono andati sui monti per non raccontarci tante delle molti di voi sapranno, io l'ho scoperto di recente occupandomi degli scritti di Gabriella Germandi, che il generale Caro, generale Graziani, a cui l'Italia tuttora ha dedicato un bel monumento funebre, ha fatto le leggi razziali del 35, prima delle leggi razziali del 38, quando ha impedito ai nostri soldati italiani in Africa, in Eritrea, di sposarsi le donne, di avere qualunque contatto con le donne locali. Era vietato, completamente vietato, ed era proprio promulgata come disciplina razziale. Questa è italianissima, non abbiamo bisogno di attendere la grande discriminazione sugli ebrei, lo dico non per rovinarci la giornata, ma per essere un po' più onesti, un po' più seri, insomma, non nello scavare nel nostro passato, ecco. In questo senso, e concludo almeno per adesso, sono molto grata appunto di aver cercato nel tuo amico, in qualche modo protagonista, insomma, e non solo, perché poi appunto hai fatto anche un'operazione letteraria molto bella, tra l'altro, è scritto veramente bene, questo filo del senso di colpa, no? Ma me lo meritavo proprio io di vivere, in fondo anch'io ho lavorato per i nemici. Primo Levi lo dice, anzi lui dice di più, dice che si sono salvati i peggiori. Chi ha letto I sommersi e salvati se lo ricorderà, dice, fa proprio gli esempi, dice, non si è mica salvato quel grosso ebreo russo che aiutava gli ebrei con i berlini a tirare i carri, no, lui è molto presto, si affaticava anche per loro. Mi sono salvato io, sapevo il tedesco, ero un ingegnere chimico, mi hanno usato, no? È un libro disperato, insomma, si salva. Secondo me dovrebbe essere letto a scuola molto più dei Promessi Sposi, perché è un libro sulla possibile giustizia umana, è un libro laico, è un libro non solo disperato, perché secondo me l'onestà intellettuale non ha disperata, l'onestà intellettuale ti eleva quanto la mistica, quanto la letteratura, l'arte è sublime, quando uno io mi sono salvato, ma badate che si sono salvati i peggiori, mi riscatta da tutti gli italiani che per 5.000 lire si sono venduti magari dei bambini ebrei. Sempre ieri leggevo che i bambini ebrei morti sono stati 1.000.000. È una cifra pazzesca. Adesso in questi giorni dobbiamo muoverci per i bambini siriani. Non la smettiamo mai di far morire i bambini. Vi leggo una frase dell'amico di Maria Pia, però qui lei si è sperata, così le lascio la parola.
letto di Anna Milu si ricorderà di quando lei trova tre violette, si guarda intorno e vede questa natura meravigliosa. Anche di Anna Milu è una sopravvissuta in madre ebrea. E anche lei, quando scrive, spesso si è stupefatta della bellezza intorno a lei. No? Camerani, che è stato a Ebenezer, che era un campo dove è stato, come dire, questa esperienza, come si dice con un po' di retorica, perché
toccava più